Amici traders, buongiorno a tutti, bentrovati con un nuovo video di analisi oggi mercoledì 14 di dicembre con Maurizio Orsini, ovviamente Mauri Forex con voi con il mio metodo di price action e i nostri grafici giornalieri, quindi andiamo a dare un'occhiata al time frame daily del petrolio. Di nuovo il petrolio dopo un paio di settimane di assenza perché si evolve nella direzionalità che stavamo già vedendo a fine novembre, quindi merita il grafico di dare un'ulteriore occhiata per prepararci magari a delle nuove entrate su questo interessantissimo e molto tradato CFD. Vi ricordo come di consueto che se volete seguire poi l'analisi e il trading di tutte le altre coppie valutarie, CFD e anche azioni, potete sempre entrare all'interno della mia pagina mauriforex.com nell'area analisi mercati, dove potete seguire i miei video serali. Tutti i giorni un video su Forex e azioni, dove spiego esattamente la mia operatività personale proprio in modo tale da evidenziare le mie operazioni, le mie entrate, le alternative fra le varie entrate e fra le varie gestioni dei trade, insieme a tanto altro, unendo trading come al solito con la formazione. E vi ricordo che appunto il metodo è di tipo giornaliero, quindi l'analisi viene sempre effettuata la sera alla fine della seduta, in modo tale da non avere neanche l'esigenza di avere il computer acceso durante la giornata. Quindi un trading molto tranquillo, tra l'altro anche con poche operazioni realizzate ogni mese. Petrolio, vi dicevo che stavamo già monitorando la situazione a fine novembre, quando cercavo dei segnali short dopo questo mini movimento ribassista, ed è venuto fondamentalmente fuori un setup molto interessante di ribasso che io personalmente ho purtroppo perso perché sono stato un paio di giorni assente proprio in quel periodo, e quindi non ho fatto purtroppo in tempo a considerare quella opportunità che poi si è sviluppata. Ma non fa nulla, nel senso che, come sapete, il trading non è un treno che una volta perso non ripassa, ma ci sono sempre delle opportunità di trading, se non in uno strumento, comunque in molti altri. Ma molto spesso, soprattutto quando ci sono delle belle tendenze, anche nello stesso strumento. Infatti, dopo la fase di discesa che ha contraddistinto il petrolio ad inizio dicembre, abbiamo avuto una 2 giorni, ieri e l'altro ieri, di movimento correttivo, quindi tuttora in corso tra l'altro, che ha riportato la quotazione proprio su questa zona chiave che ho qui evidenziato graficamente sui 76,20, 76 e 50. Tutta questa zona, con l'arrivo anche della media mobile, si viene a creare una congiunzione tra un'area statica, quindi a livello orizzontale, e l'area dinamica rappresentata dalla stessa media mobile con funzione di resistenza dinamica. E quindi sarebbe molto molto interessante andare a considerare proprio in questa zona oggi, o magari domani, a seconda della situazione, un nuovo segnale short di price action, come potrebbe essere una tipica pin ribassista o una engulfing short o una candela inside. Ci sono diverse conformazioni grafiche che potrebbero essere interessanti riscontrare proprio in questa zona grafica, che ci darebbe la possibilità non solo di avere una conferma della tenuta della resistenza e quindi del ritorno della pressione dei venditori, ma anche di valutare un'entrata con un rapporto rischio-rendimento decisamente valido, considerando un livello di stop comunque intorno a quest'area e un livello di take profit che potrebbe arrivare anche fino a sotto i 65, quindi fino a questa più importante, vedete, area di supporto, varie volte testata. Come potete vedere, potrebbe essere proprio un target di breve periodo per una nuova discesa, quindi per una ripresa della tendenza ribassista. Anche il settimanale ha decisamente una impostazione short, come vedete, settimana in questo momento di correzione, anche se siamo solo a mercoledì, quindi ovviamente non possiamo valutare tecnicamente questa candela. Però ecco, l'impostazione è nettamente short, per cui a meno di cambi di tendenze, l'idea è quella appunto di valutare delle entrate in vendita. Al momento non prenderei in considerazione alcuna entrata invece in acquisto, a meno che la quotazione non dovesse arrivare in questa zona, però invece di mostrarci dei segnali short, dovesse rompere al rialzo sia a livello di chiave di resistenza in questo momento e anche la media mobile. Dopodiché, chiaramente, scatterebbe in tal caso una sorta di campanella d'allarme, fra virgolette, un campanello d'allarme, e quindi attenderei un tipico pullback
di correzione, appunto, di retest, per poi cercare un setup long a quel punto, quindi che mi confermasse la tenuta del livello chiave e quindi anche mi confermasse il breakout per andare a valutare poi dei nuovi movimenti verso l'alto, magari una sorta di correzione di tipo settimanale verso l'alto. Però ecco, questo è uno scenario che vedremo solo se il prezzo effettivamente ci mostrerà una situazione simile. Per il momento il prezzo parla short e quindi cerchiamo solamente delle opportunità in vendita e la zona è molto valida in questo senso. Bene, è a disposizione per qualsiasi domanda, chiaramente informazioni, vi aspetto con la visione dei miei video serali, far parte della mia community di trading. Tra l'altro, se volete, c'è anche un mese gratuito per voi di video per capire se questo tipo di operatività, di metodologia può fare a caso vostro o meno. Un caro saluto da parte di Maurizio e a presto.